Amici di Gazzetta del Sud, bentornati nella nostra cucina, le ricette della tradizione in cucina con Gazzetta. Dopo la prima puntata con i bucatini con soppressata e cipolla, oggi siamo di nuovo insieme alla nostra cuoca Maria Rosa Trimboli, che intanto sta appunto già operando ai fornelli, per presentarvi cosa? Cuoca Maria Rosa, oggi buongiorno. Buongiorno, oggi facciamo la fileia comunissima che fate tutti, care amiche, e io spero di essere all'altezza. La fileia con le costine e un altro piatto lo facciamo con i ceci. Questo per dare spazio a quelle che sono le tradizioni appunto della cucina calabrese e locale, in questo caso ancor meglio vibonese. Vi ricordiamo, siamo a Briatico in compagnia della nostra cuoca, la signora Maria Rosa Trimboli, appunto fileia che sono un piatto tipico della nostra zona, una ricetta preparata ormai da decenni dalle nostre nonne, dalle nostre mamme. La facciamo appunto tramite due varianti, quella con le costatine di maiale e quella con i ceci. Perfetto, quindi cari amiche, io prima ho l'abitudine di fare un pomodoro mandato veloce in padella, poi lo... Pomodoro fresco l'orto. Ecco, pomodoro fresco l'orto dalla marina di Briatico e dalla montagna di San Costantino di Briatico. E allora mia mamma aveva l'abitudine, prima di mandare questi pomodori veloce in padella, poi frullati e fatti nel passino, e dopo messi nel sugo delle costine. Intanto si fanno imbiondire le costine nella pentolina, come ben sapete, in una pentola capiente, per farlo un po'... costolette di maiale. Sì, costolette di maiale. Senza nulla nella pentola. E certo, prima sì, perché poi hanno il loro grasso. Vedete, li metto dalla parte che hanno quel filino di che grasso. Rilascia poi tutta la... Esatto. Allora, adesso cari amiche, facciamo la pasta, questa fatta in casa, la fileia, con un filino di acqua. Io gli metto pure un goccio di olio, ma proprio due goccine di olio. La farina deve essere zero. Zia, la nostra zia cuoca Maria Rosa Trimboli all'opera con le sue mani. Preferisco essere una zia che una cuoca, non mi sono mai sentita, sapete care amiche, anche se ho cucinato per 50 anni. La preparazione a mano delle nostre fileia preparate da zia Maria Rosa praticamente è arrivata a conclusione. Sì, si dovrebbe, cari amiche, voi lo sapete meglio di me, si dovrebbe lasciare almeno 15 minuti a riposo, però per questione di tempo diciamo quello che ci vuole fatto, ma la facciamo subito e viene buono ugualmente. Però se si lascia riposare ancora meglio, no? A temperatura ambiente, sì, una mezz'oretta. A temperatura ambiente, sì, sì, sì. Mo io vi faccio vedere una roba. Anziché fare questo lavoro, no? Che si dovrebbe fare così. Voi sapete bene, si fa così. Però, siccome io ho scoperto che non potevo perdere tempo nella mia vita, allora, invece di fare ogni cosino così, fatto questo lavoro che mi fa perdere molto tempo, come a voi anche in casa, allora facciamo quest'altro modo di farli, perché questo si fa così. Per favore, mi dai quello stecchino, mi sono portata il cosino di casa. Questo va così e poi così, che è la classica preparazione della fileia. Ecco, vedi? Che poi dà anche modella appunto proprio in quella caratteristica là, proprio la fileia. Hai visto? Ecco, e questo qui è il casco crepe. Bisogna fare questo lavoro anticamente, io, perché non ho il tempo.
Propone l'alternativa. Propongo l'alternativa per chi come me non ha nemmeno il tempo. Allora, facciamo questo lavoruccio, l'allarghiamo col mattarello un pochino. Lo stende praticamente. Ecco. E tagliamo. E tagliamo le colombine. Dove ho messo il coltello? Le colombine. Ecco. Questo si chiamano colombine, come si fanno per la creta a scuola, per lavorare poi la creta. Nel frattempo il nostro sugo è praticamente pronto. Sì. Vedi? Allora, vedi? Vedete, amiche? Il lavoro si diminuisce, non vi dico al zero, però quasi. Prendono però una forma diversa, nel senso che sono un po' più spesse, o sbaglio? Si può fare come si vuole. Ma restano così praticamente, no, o vanno sempre no, poi lavorate? No, poi lavoriamo. Ecco. Vedi, il risultato non cambia. Il risultato è sempre quello, vedi? Abbiamo però risparmiato molto tempo. Altro passaggio importante nell'economia della ricetta delle fileia con le costatine, ma anche con i ceci, le due varianti che vi stiamo proponendo, è questa: una volta terminata la cottura del pomodoro fresco con la cipolla in padella, siamo arrivati praticamente dove? E al passare per raffinare questo pomodoro, no? Lo passiamo qui al... Per farlo diventare una passata. Ecco, per farlo diventare una passata. E dopo lo mettiamo nelle costine. Anziché, come si faceva anticamente, mettere la cipolla nelle costine, farla rosolare, che poi è una bomba. Allora, io consiglio questa variante di fare questo sugo veloce e poi mettere questo pomodoro veloce e poi metterlo nelle costine. Alla fine aggiustare poi di olio. La signora Maria Rosa ha frullato il pomodoro con la cipolla, l'ha passato praticamente, l'ha già inserito nella pentola con le costine. Sì, quindi cari amiche, non devono esserci semini, perché c'è chi dà fastidio, e le buccette del... Una volta le nostre nonne lo passavano col passino a mano, quello non c'è nemmeno l'ombra più di quei passaggi lì. Oggi si utilizzano questi robot, questi... si utilizza la tecnologia che permette di poter passare anche la buccia del pomodoro. Posso assicurare che se avete un robot in casa, lo frullate dentro, vi viene una salsa rosa, non più rossa rossa. Cari amiche, la nostra pasta è pronta per essere scolata. Le nostre fileia preparate da Maria Rosa. Le nostre fileia, sì. E poi mischiate con un buon sugo che abbiamo già fatto prima. Le costatine di maiale. Guardate questo sugo preparato dalla signora Maria Rosa, vedete, con le costine, eccezionale. Ripeto, questo è uno dei piatti che trovate in Calabria e maggiormente appunto nella provincia di Vibo, in ogni locale, in ogni ristorante, in ogni trattoria, in ogni casa soprattutto trovate questo piatto. Un piatto che, abbiamo detto all'inizio, emblema della tradizione, purtroppo preparato sempre meno in casa, ormai si trovano nei supermercati. Sì, può variare da persona a persona, e io come l'abitudine di fare i sughi io, magari un'altra mamma in altro modo, però alla fine poi in sintesi è sempre quello, no? Prima di servirli è importante lasciarli anche 5 minuti nella pentola. Addirittura 5 minuti? Anche 5 minuti, che si amalgama bene il sapore e il gusto di quel sugo. Questo non è come le spaghette che bisogna servirli proprio o al dente o fuggi fuggi. Questa è la pasta fatta in casa. Se si fa un pochino si prende di gusto ancora migliore. E poi vi rende di più, ragazzi. Perché se questa è adesso 3 porzioni, diventeranno 4 porzioni. Quindi abbiamo un bel ritorno. Altro trucchetto della nostra zia Maria Rosa. Col risultato che è più buona e non peggio, perché viene amalgamata bene bene. Le nostre filee hanno riposato in pentola e sono pronte per essere impiattate e gustate.
e così sono molto più gustose, riposando un pochino e anche di più sono ancora meglio. Ecco qua. Eccola qua la nostra costina di maiala adagiata sulle fileia, un foglia di basilico e per chi vuole un pizzico anche di pecorino, di parmigiano, esatto, per chi gradisce. Vedete, i ceci cucinati nella pignata. Come facevano le nostre nonne. Ecco qua, questi ci bastano, sono anche troppi. Vi stiamo mostrando appunto questa doppia variante delle fileie. Adesso vengono fatte anche in altri modi, per esempio nelle nostre zone vengono fatte con le melanzane, vengono fatte con fagioli e cozze, però diciamo che l'emblema della tradizione sono i filei a chiciceri o i filei a cusucu du maiali. Sì, queste sono proprio quelle tradizionali. Eccoci qua, fileia con i ceci. Ecco. Profumino eccezionale. E allora anche per questa domenica, la nostra seconda puntata di Ricette della Tradizione in Cucina con Gazzetta, vi abbiamo presentato un piatto tipico della tradizione calabrese e specialmente della provincia di Vibo Valentia, i fileia con le costatine di maiale e i fileia con i ciceri. Non ci resta che augurarvi a questo punto buon appetito, seguiteci per la terza puntata con le altre prelibatezze insieme alla nostra cuoca, alla nostra ormai zia Maria Rosa. Gli puoi dire che ha la fortuna di avere tutto suo di campagna, perché anche qui i ceci sono di un cognato di mia figlia. Tutto fatto in casa. In questo caso abbiamo tutto veramente casereccio. Ecco. Grazie allora amiche e amici di Gazzetta del Sud, alla prossima con le ricette della tradizione in cucina con Gazzetta del Sud.